Salve pinguini, perché ho un aspetto più trasandato del solito? Beh, è da un paio di giorni che sto male. E sto riuscendo a fare questo video tra una pillola di paracetamolo e l'altra. Questo video non è neanche scritto, l'iPad ce l'ho qua. E quello che faremo è, poiché non ho praticamente la forza fisica di utilizzare il computer in questi giorni, quindi non vorrei impegnarmi molto col montaggio, che sicuramente anche quello farò tra una pillola di tachipirina e l'altra. Quindi cosa faremo oggi? Tanto per non lasciare il canale scoperto, sfrutterò questa mia, diciamo, convalescenza e infermità nel leggere i vostri commenti. Non andrò a leggere tutti gli ultimi commenti, andrò a leggere quelli più brevi a cui posso dare risposte brevi. Dunque andiamo a vedere quali commenti brevi mi avete lasciato sotto al video in cui parlo di React. Interessante, hai fatto un video simile per Angular? No, perché dovrei? Sotto al video in cui parlo dei prototipi, quindi intesi come prototipi della programmazione orientata ad oggetti, abbiamo Valerio. Mi sai dire se esistono gli oggetti in Python come quelli presenti in Java? Sì, te lo so dire. Ah, vuoi una risposta? Sotto al video in cui faccio vedere le tre cose buffe di DC, ho questi due commenti. Ecco perché se devo usare un parametro preferisco usare puts al posto di printf. Vabbè, ma il compilatore lo fa per te, quindi. Un altro commento dice: vale, ma sta doppia R non riesce proprio a pronunciarla. La mia risposta è stata: no, se non riesco proprio a pronunciarla non la pronuncio. Ma credo che sia una cosa tipica da chi viene dalle mie parti, che è di Catania, possa confermare o meno. Sotto al video che ho fatto del talk di TEDx di Giulio, non mi ricordo il cognome, sto male, vi ricordo, c'è questo commento: non avevo visto questo talk, comunque reaction molto importante per una cultura più precisa e consapevole. Tra l'altro il piano di questo video era quello di farne un'altra, che tra l'altro mi è capitata per sbaglio. Ovviamente i piani per questo video sono andati a farsi benedire. Nel video su Wikileaks ricevo questo commento: ciao Valerio, ma sbaglio o a sto giro l'obiettivo un po' sporco e appannato? Pensavo fosse un problema di qualità dell'immagine, poi alzando la qualità della trasmissione mi sa che forse l'obiettivo della tua, penso camera, era un po' sporco, i fotogrammi vengono un pochino a scatti. In realtà l'obiettivo non era sporco, però sì, c'era un problema con la camera. Io ho scritto nel commento inizialmente che avevo, diciamo, fatto un errore con l'apertura. In realtà manco quello era il problema. Avevo cambiato un'impostazione, ma non era l'apertura, era, non so come si dice in italiano, lo shutter speed, la velocità dell'otturatore. E quindi ho messo, cioè, io i parametri della mia camera non li cambio mai, quindi quello che è successo è che mentre posizionavo la camera mi sarà partito un dito, è cambiata quell'impostazione e mi sono accorto manco a montaggio quando ho fatto il rendering. E io pensavo di aver impostato un frame rate sbagliato con Adobe Premiere, niente, oramai il video è andato così, mi dispiace. Poi meno male, anzi, che me ne sono accorto che ho risistemato la telecamera. Spero che tutti gli altri video sono stati normali, però capita, ed è capitato. Sotto un vecchio video che ho fatto, credo ormai quel video l'ho fatto un anno e mezzo fa, forse di più, mi lascia questo commento sto ragazzo, in cui mi dice: mi stai salvando la carriera universitaria, grazie per quello che fai. La mia risposta è stata: invitami alla discussione della tesi. Vediamo se riceverò un invito. Ah, questo è carino, questo commento. Mi sono lasciato sotto il video in cui racconto della storia di Wikipedia. Wikipedia non serve a nulla, è spallata dalla testa ai piedi, come te. Ho fatto questo esempio di React in cui parlo del codice di come calcolare i punteggi del bowling. Ricevo questo commento: ci può fare vedere lo stesso programma con il linguaggio Python per vedere la differenza fra React, penso React e Python? Io ho il codice per calcolare i punteggi del bowling in Python, l'ho fatto, il video è questo, vado a ripescare. Poi se intende dire utilizzare Python anche per fare HTML, ci penso quando starò meglio.
Vabbè, leggiamo l'ultimo commento, poi stacco perché voglio tornarmi a riposare. Ciao, video interessante, ma un consiglio. Quando monti il video e sei sulla parte di codice e hai lo schermo del PC, non staccare ogni mezzo secondo sul tuo faccione. È difficile seguire. Meglio rimanere sul codice e accoltare, è un misto fra accoltellare e ascoltare, suppongo, la spiegazione mentre visualizzi il codice. Il montaggio lo faccio io, lo faccio come mi pare. Benissimo, pinguini. Io non so se uscirà un video venerdì, perché sì, magari domani e dopodomani starò bene, però devo ancora prepararlo, perché di solito i video li preparo e se riesco a girarli, li giro anche nel weekend, ma questo weekend sono stato steso. Mi impegnerò a scrivere il video per venerdì. Però quello che mi preoccupa è poi il montaggio, quindi io ci provo, però è probabile che magari uscirà sabato, non lo so. E quindi grazie ancora una volta per essere stati qui con me anche oggi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo.